Luciana Neiro, i visitatori di Impresa VDA hanno premiato l'Avrio come miglior agriturismo valdostano. Ecco, un commento su questo premio. Beh, sicuramente è molto piacevole il fatto che ci sia gente che apprezzi il nostro lavoro, lo vivo in questo modo, l'apprezzamento della gente per il lavoro che noi facciamo e sicuramente ci dà la carica, nel senso si può continuare così perché è un lavoro particolarmente difficile a volte, per cui ci dà un aiuto a continuare in questa direzione. Ecco, cosa vuol dire fare ristorazioni di qualità in una struttura, comunque anche una piccola struttura come può essere un agriturismo? Vuol dire entrare in cucina con delle materie fresche giornalmente, coltivare a centimetro zero tutte queste culture, allevare questi animali, nel nostro caso facciamo anche i vini, e vuol dire anche non cucinare con un certo livello, insomma, non vuol dire reinventare queste ricette, vuol dire rielaborarle, vuol dire fare un po' di ricerca sul territorio. Credo che voglia dire trasmettere la cultura anche di un popolo, però sicuramente bisogna fare molta attenzione alla materia prima che viene utilizzata insomma, se noi la coltiviamo, la materia prima è sicuramente molto, molto migliore. Oltretutto non è facile anche da un punto di vista, diciamo anche burocratico, insomma, gestire una simile azienda. A volte in cucina è complicato, ma forse anche gestirla a livello globale è ancora più difficile. Ecco, io credo che questo sia il punto più critico di queste aziende. Ormai siamo arrivati a dei livelli disastrosi a livello burocratico e diventa disumano. È la parte che fa un po' implodere il sistema e credo che chi possa debba valutare molto, molto, molto seriamente questo aspetto perché tutto il nostro piccolissimo tempo libero lo dobbiamo dedicare a questa burocrazia che per queste aziende che sono così complesse perché formate da più cose, perché questo vuole la norma per un agriturismo, c'è una sommatoria di impegni che non si sopportano più molto bene. Una soddisfazione legata all'attività, quale può essere una soddisfazione principale, un commento che è piaciuto, che ha fatto particolarmente piacere, magari per la sua originalità o anche per la sua verità? Sono molto felice in senso generale quando la gente sa fermarsi, chiacchierare con noi, apprezzare. Sono molto contenta quando la gente in generale si relaziona direttamente con noi qui in azienda e capisce, insomma, tutto il lavoro. Io credo che a me piace molto ospitare. E quando la gente ha raggiunto questo scopo è la cosa veramente più importante per me.